Dov'è il signor Pezzi? Ma perché dorme a terra? Ma perché non dorme nel letto? Ah, perché non sono come terra. Buongiorno. Lei lo sa chi è quel signore lì in fondo? Come? Lo sa chi è quel signore lì in fondo? Chi è? Dov'è quel signore? Lo sa come si chiama? Chi è? Quel signore con la barba. Ah, quello che è seduto là. Lo sa chi è? Ah. Ma lei non lo sa come si chiama allora? Calzetta. Si chiama Calzetta. Signora Scozzari, lei è la responsabile del centro dei biscottari. Da quanto tempo il signor Calzetta è qui da voi ospite? No, 2-3 mesi. Chi l'ha portato qui? La questura. Qua dormono con la questura, non è che possono dormire così, vengono e facciamo entrare. Se non hanno un permesso, non le possiamo fare entrare. Come si comporta? Da noi abbastanza bene. Entra la sera, esce la mattina, non ci ha dato nessun disturbo. Lei sa che è un pentito? Per sentirlo dire, ma non è che sono certa che il signor Calzetta è un pentito. Si sente dire, è così. Io scendo. Lo sa chi è quel signore che ha comprato il giornale? Stefano Calzetta, super pentito numero 3 della mafia. Cosa pensa di questa sua presenza qui? Come lo Stato protegge i super pentiti. Cioè? Cioè che i suoi familiari hanno ancora la protezione, almeno qualcuno, ora di pranzo. Lui vive qua come un pezzente, lo vedete. Anzi, per ora gli stanno dando qualcosa, ma prima gli do pure io il giornale gratis per farglielo leggere, perché mi fa pena, francamente. Poteva stare ad alti livelli, sì, nella mafia, però almeno stava bene. A questo punto dobbiamo dire meglio stare nella mafia. Lei dall'83 all'85 ha reso 30 interrogatori. Perché? Come perché? Mi risponda. Deve rispondere lei, perché? Ho reso, cosa ha detto? 30 interrogatori dall'83 all'85, i magistrati. Ma io queste cose non mi ricordo. Lei è stato nel supercarcere di Paliano, il carcere dei pentiti. Sì. Signor Calzetta, in base alle sue rivelazioni, gli inquirenti arrestarono Vernengo e gli Zanca. Di queste cose io non mi ricordo più completamente. È stata una parentesi. Ballava nelle feste dei mafiosi, delle cosche del Corso dei Mille e tirava cocaina con loro. Ma che dice, signore, ma che fa schifo? Queste sono le sue deposizioni. Ma quale deposizione? Chi siamo a imbrogliare la cocaina? Che cosa è questo? Io lo cazzo conosco. Io non l'ho visto mai. Come trascorre il giorno del signor Calzetta? Stando seduto sull'angolo del muretto, senza fare niente, parlando con i poliziotti, venendo a parlare con me. E basta. Non si allontana mai da questa piazza? No, mai. Solo la sera per andare a dormire e basta. Senta, è scritto nei suoi interrogatori che lei una sera, dopo che è stato a cenare a casa di uno di queste famiglie di mafia, si è sentito male, è andato al pronto soccorso e dopodiché lei ha capito che la volevano fare fuori. Stavo malissimo, sono andato al pronto soccorso e basta. Questo non ricordo perché sono rimasto scioccato. Da che cosa? No, perché mi sono sentito male, sono andato al pronto soccorso. Sono così, Perché si è sentito male? Cosa aveva bevuto? Non lo so che ci hanno messo. Ci hanno messo chi? Ma questi signori che mi hanno invitato a mangiare. Andò al pronto soccorso e subito dopo capì, così è scritto nelle deposizioni. Ho capito
Ho capito che dovevo venire alla polizia perché erano. Cioè, dovevo farlo per forza. Perché? Perché era troppo grave la cosa, quello che avevo visto. Dovette venire per forza. Cosa aveva visto? Era una cosa che non avevo messo una forchetta. O vai a denunziare o muore. Ho visto delle cose che dentro casa mia che non mi andava. C'era droga, vero? Droga, io non la conosco la droga. Ho visto cose bianche a terra, che ho pulito e poi ci ho visto l'altro. Sembrava gesso. Ma chi ce l'ha messo? Ah, non lo so chi ce l'ha messo. Lei dal pronto soccorso andò alla squadra mobile? Alla squadra mobile, poi mi hanno portato qua e ho fatto in riparazione con il signor Cassarà e compagno. Che è stato assassinato dalla mafia? Oh, mamma sarò buh. Di che cosa l'accusarono? Associazione a delinquere di stampo mafioso. Io preciso che Stefano non faceva parte a questo stabilimento. Per quale motivo mi hanno messo le bombe? Mi hanno distrutto completamente? Beh, intanto erano in corso le rivelazioni di suo fratello alla magistratura. Ma guardi, le rivelazioni, ma mio fratello che doveva rivelare? Beh, intanto... Prima di tutto voglio precisare che io, come ho detto prima, non so niente del signor Stefano Calzetta. Non è che io camminavo con Stefano Calzetta, le posso dire che giocava a carte, giocava a bocce e poi le posso dire che Stefano Calzetta non aveva una lira in tasca, per come ho detto due minuti fa prima. Com'è che faceva parte di un'organizzazione? Oppure Stefano Calzetta forse leggeva qualche giornale, forse si inventava, ma non posso dire che Stefano Calzetta conosceva tutta questa massa di persone. È assurdo. Ma gli Zanca lei non li conosceva? Sì, brave persone, i Zanca sono, siamo amici d'infanzia. Però andarono in galera. Ma andarono in galera, anche l'innocente va in galera, non è che è detto che Zanca... Ma allora chi gliela mise questa bomba? Ma la mafia ha fatto la parte di distruggere questo bellissimo e colosso d'impianto che è il nuovo il rodaggio, era il rodaggio. La parte che ha distrutto lo stabilimento è stata la cassa di risparmio. La banca le fece questo prestito? La banca subito, quando ho chiesto il prestito, mi ha fatto il prestito di 100 milioni, scompitabile 5 milioni al mese. Dovevo ritornare, verso il giorno 10, arriva il giorno 6, come avevo detto prima, vado a casa, mi chiamano che già l'impianto, la fabbrica era saltata in aria, per ragioni che non si sanno, le ragioni ci sono, ma io non li conosco. Ma in definitiva cosa accade? È successo questo, subito vengo al discorso. Che dopo che firmo l'atto pubblico vado a casa, dopo un paio di giorni mi fanno l'ingiunzione in tribunale per rilanciare la somma che mi avevano prestato. È terribile, è un omicidio. Presidente Giordano, su Stefano Calzetta se ne sono dette tante. Un matto, un fannullone, un imbroglione. In effetti, chi è quest'uomo? Egli si è probabilmente nascosto dietro questa maschera farsesca perché vuole salvarsi la vita, semplicemente. E infatti... sta ai margini dell'attività giudiziaria e di quella della polizia. Ma in realtà le dichiarazioni di Stefano Calzetta apportarono un contributo alla giustizia? Fu il primo a fare delle rivelazioni. Il motivo scatenante di queste rivelazioni poi è molto complesso perché bisogna raccordarlo alla sua personalità. Però le sue rivelazioni furono confermate dai fatti, perché egli per esempio indicò dove poter trovare alcuni pericolosi latitanti che furono arrestati per le sue rivelazioni. Per esempio chi? Alfano e Rotolo. Lei pensa che lo Stato si sia sufficientemente occupato di lei? Non sono io a dire questo, saranno gli altri. Se lo Stato è efficiente o meno, saranno gli altri, il libero cittadino. Il prefetto però le voleva dare una casa. Io non parlo male, anzi è l'unico che mi ha dato me le vere.